Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qua con un nuovo video. Oggi sono qua per recensire la controparte essenzialmente di Philip Morris, ossia un prodotto della BAT, ossia le NIO Terracotta Tobacco. Design comunque del pacchetto abbastanza carino, devo dire, molto più simpatico e molto più, come posso dire, coinvolgente rispetto ai pacchetti bianchi con la striscia colorata di delle Is, però i gusti sono gusti. Andiamo a provare queste terracotta tobacco. Andiamo, cioè, vedete la differenza tra una Is e una NIO? È molto più lunga, ovviamente. Però boh, sarà funzionale come cosa essenzialmente, sarà meglio rispetto a Is? Scopriamolo insieme. Adesso che la nostra glow è accesa e pronta a partire, fumiamo, perché no? Devo dire che già di primo impatto il fumo è un po' più caldo rispetto a Is, e cazzo ci sta, essendo una cosa che scalda il tabacco, ci sta che sia caldo, però c'è questa differenza tra Is e NIO. Cosa interessante, cosa che non ve ne frega niente, decidetelo voi. Io vi sto dicendo che è un filo più caldo rispetto alle Is. Ho avuto un po' di colpi in gola della nicotina, ma tutto a posto, tutto tranquillo, sto bene. No, diciamo che sono più aggressive, secondo me, delle Is Sienna. Stai facendo? Un pidocchio. Non so darvi la scala, queste, cioè le terracotta. Complimenti. Non so dirvi se queste terracotta sono similari alle Is Sienna piuttosto che le Yellow, piuttosto che, perché non ho trovato una tabella, però sono anche abbastanza pesantine. Diciamo che siamo già sul medio pesante, se non pesante. Ma si sente l'odore? Non sento niente. No? Beh, non ancora, perlomeno, aspetta. Pensi che tra un po' si sente l'odore della mia frolla, più che altro. Sì, così sì. Di? Sembra roba bruciata. Sì, ma quello della Icos. Però non è proprio scorreggia. No, puzza di meno, secondo me. Secondo me assomiglia un po' tipo alla quella, la Icos, quella rossa, come si chiama? Le Sienna. Ci assomiglia un po' alle Sienna. Sì, però senza la puzza di merda. Senza la puzza di merda, perché poi se puzza di merda io non l'ho mai sentito, sinceramente. Beh, minchia, quando la accendi puzza davvero di scorreggio. Diciamo che anche dalla controparte della regia si sente questo odore di bruciato, di tostato, perché appunto è l'effetto pirolisi di questi riscaldatori di tabacco. Però c'è una componente che viene meno, ossia la puzza di scorreggia dell'Icos quando si accende, perché minchia, ogni tanto è terribile, ogni tanto penso che davvero ho scorreggiato senza saperlo, però va bene così. Il sapore è un tostato ma un po' acre, secondo me, cioè si sente questa parte che secondo me dà un po' di fastidio, almeno personalmente dà un po' fastidio, questa componente un po' acre, leggermente acida, leggermente quel sapore chimico, quando sentite quel sapore chimico che dite proprio buona questa roba, diciamo si sente di più. Secondo me le Is, per quanto puzzino di scorreggia, per quanto puzzino di bruciato, per quanto sembrano cereali barra pane tostato, secondo me sono un po' più godibili, perché se uno fuma e ci fa caso, questo sapore leggermente acre che hanno queste terracotta tabacco si sente e dà fastidio. Comunque, quando la sigaretta si sta per spegnere, per scaricare, fa una vibrazione, rimane un leddino acceso, quindi sbrigatevi a finire, oppure sto finendo, vedete che cazzo fare. Poi quando avete finito, senza aprire, senza fare, senza disfare, tirate fuori la vostra NIO, che rimarrà ovviamente un po' più bruciata all'interno, scusate, all'interno della sigaretta, la parte iniziale, la parte finale ovviamente non vengono intaccate dal calore, la parte centrale invece
si va un po' a bruciacchiare, però non brucia effettivamente, essendo che c'è la lamina di alluminio che impedisce la fiamma, quindi va bene, scottano. Fate attenzione che queste qua sono quasi al pari delle IS, malgrado la IQOS scalda di più rispetto alla Glow. Si parla forse di quasi un 100 gradi in meno. Mi sembra che sia attesa sui 250, 270, 280 la Glow e quasi 300 e passa, 320, 350 di IQOS. Però il risultato bene o male è lo stesso, sia la pirolisi del tabacco dentro che ci andrà a fumare appunto per l'effetto di tostatura abbastanza prominente. Detto questo, tutto il tabacco presente all'interno della NIO è questo, ossia quasi il triplo, oddio, secondo me è il doppio, perché le hits sono più larghe, queste qua sono molto più strette, però diciamo che è quasi il doppio rispetto alle hits. Poi c'è una parte di filtro di carta che è un cilindro vuoto e poi c'è un bellissimo filtro. Detto questo, anche il filtro c'ha questo foro che io non ho mai capito a che cazzo serve, da un gusto, da una fumata, secondo me non è vero un cazzo, secondo me risparmiano materiale, però idea mia. Filtro forato e filtro non forato all'interno, che rimane comunque pulito quello più esterno, il che l'azione di filtraggio viene fatta dal filtro principale, il che va molto bene. Però in totale a queste terracotta tobacco io do un 7. Questo sapore acre che mi viene in bocca è, dopo un po', diventa disgustoso. Quindi vedete voi la vostra NIO da comprare. Ci sono varie grammature che però grazie come Unione Europea non sapremo mai la grammatura precisa. Vi dico che queste qua sono anche abbastanza pesantucce, però gente, vedete voi quelle che volete prendere. Ci sono anche qua vari gusti, vari sapori, vari sentori, varie cose, palline, non palline. Vedete voi che cosa scegliere. Per me le terracotta tobacco si prendono un 7, non sono male, però potrebbero essere migliorate. Detto questo, ci vediamo alla prossima recensione di una NIO.